Dimmi tu, guarda, dai, sbrigati su. Oh, dai. Ok, siamo qui con Iana. Iana al Mondo Fitness, al Parco di Tor di Quinto. Iana, descrivi quello che è il tuo fitness. Allora, abbiamo un po' cercato di trasportare quello che è sempre stato fatto nella scuola di ballo, ovvero l'utilizzo della scarpa col tacco, dalla scuola di ballo trasformato. Ecco, scusami Iana, regia inquadra loro che ballano appunto con i tacchi, quindi da qui il nome Dance Heels. Sì, però più che ballare facciamo sia un dance ma soprattutto un fitness coreografico, quindi riportiamo proprio l'aerobica però sul tacco, quindi per una tonificazione maggiore a livello di gambe, glutei, parete addominale e lombare. E farai uno show dopo qui più tardi? Oggi no, ma partiremo dalla prossima settimana con le lezioni proprio di Dance Heels. E vogliamo dare appunto degli appuntamenti qui a Roma, via Tor di Quinto, Mondo Fitness, per seguire il tuo Dance Heels. Sì, al momento dentro non hanno ancora selezionato tutte le discipline, che quest'anno saranno numerose e soprattutto tante novità, anche la mia, e quindi seguite tutto quello che c'è intorno a Mondo Fitness, che quest'anno vi porterà un sacco di novità in più, compresa la mia. Allora, qual è la tua palestra, mi dicevi, dove si trova? Noi abbiamo la Jungle Fitness, che è sulla Cassia, una traversa di via di Grotta Rossa. Jungle Fitness a Grotta Rossa, vogliamo far presentare anche le altre, non scappate, sono nascoste, sì, anche se hanno i tacchi. Ma queste scarpe, Iana, sono particolari, che tipi di scarpe sono? Allora, questa è una scarpa che è stata un piccola tranche che ha fatto la Nike, però io ho creato il brevetto per la scarpa proprio Dance Heels, che uscirà fra un paio di mesi. Ah, quindi è una tua invenzione, una tua invenzione, diciamo. Ho rielaborato la scarpa tecnica con un tacco più comodo, contrariamente allora, a questo. Regia, facciamo un dettaglio zoomando nel particolare della scarpa di Iana. Ecco, come vedete è marca Nike però modificata. Sì, a breve uscirà la scarpa proprio Dance Heels, un po' più tecnica, un po' più per tutti, con un tacco più per tutti, con un sistema di ammortizzamento. Come ti è venuta questa idea? Perché il tacco? Mi è venuta 2 anni fa vedendo un concerto di Madonna e vedere degli uomini, dei ballerini fare delle vere acrobazie sul tacco. Quindi ho detto, se ci fanno gli uomini le acrobazie, perché noi donne, o comunque anche gli uomini, perché ho anche istruttori uomini al momento, possono farci fitness. Anche perché il tacco dà più sensualità alla gamba, più estetica. Allora, facciamo un saluto a tutte quante. Ecco qui, si chiama? Martina. Martina, poi abbiamo la gialla. Michela. Scusa Iana. Scusa Iana, ecco qui. Poi abbiamo Federica, che stava praticamente dentro agli spogliatoi. Poi abbiamo la, eccola, Antonella. Qui. Antonella. Giulia. Giulia. Tamara. Martina. E Martina, ecco, abbiamo detto tutto. Scusa Iana. No, e quindi ecco, tutta tatuata, facciamo vedere anche dei tatuaggi. E ricordiamo l'ultima volta a Grotta Rossa la palestra, che si chiama? Jungle Fitness. Jungle Fitness, quindi il sito internet o Facebook, qualche pagina Facebook, pagina. È proprio Jungle Fitness. Jungle Fitness, grazie e buon Dance Heels. Grazie, ciao. Grazie ciao. A voi. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Grazie mille. Poi ti metto il video sì, sulla pagina Facebook direttamente. Sì, tanto lo trovo. Sì, poi se grazie. Sì.